Buongiorno ragazze e buongiorno ragazze. Il libro che voglio consigliarvi oggi si intitola Proibito leggere. A chi lo consiglio? Lo consiglio prima di tutto a chi ama leggere, perché all'interno di questo romanzo troverete una protagonista che vi assomiglia, che condivide con voi la stessa passione. Lo consiglio anche ai ragazzi e alle ragazze che invece fanno fatica a trovare un libro che li appassioni, perché magari proprio all'interno di queste pagine troverete il titolo che vi conquisterà. Lo consiglio anche a chi detesta le ingiustizie e chi è disposto a combattere quando c'è qualcosa che ritiene sia da cambiare. Questa è la storia di Amy, una ragazzina estremamente tranquilla, di 9 anni, che ama appunto moltissimo la lettura. Amy è una ragazzina che non dà mai problemi né a casa né a scuola, ma fa fatica a far sentire la sua voce e a dire la propria opinione. Un giorno, nella sua scuola iniziano ad essere banditi dalla biblioteca alcuni libri, a partire dal libro preferito di Amy. All'inizio Amy non capisce, poi scopre che un genitore, una mamma in particolare, che fa parte del consiglio dei genitori, riteneva alcuni libri inappropriati e li sta facendo piano piano togliere dalla biblioteca. Amy inizia a meditare una sua protesta silenziosa, una protesta che coinvolge lei soltanto, che non vuole rinunciare a leggere i libri appunto che tanto ama e che sempre più vengono tolti dagli scaffali della biblioteca scolastica. Ma presto alla sua silenziosa battaglia si uniscono altri amici e altre amiche. Innanzitutto sono compagni incuriositi dai libri che Amy ama e che ora sono proibiti e che vogliono fare in modo di leggerli. E poi sono ragazzi e ragazze che la aiutano nel portare anche agli adulti la battaglia, perché sono convinti che quando censuri un libro, poi finisci per trovare il motivo per censurarli tutti. Io spero che questa storia vi abbia incuriosito. Vi ricordo che da questa storia, attraverso le mappe, potete scoprirne tante altre. Non mi resta che augurarvi buona lettura.